È il momento della musica, una musica davvero emozionante, quella etnica, quella di Rosario Scuola. Guardiamo il video. Se passera, c'est un noir et vif que je n'oublierai plus. Son regard de mourera en moi, mon âme que je sentais vivre. Moi, soldat en frontière, je défends. Mon Dieu, tu regardes si absurde que je ne vous parle. Mais c'est ce geste qui a tenu contre moi. C'est ce même personne qui a tenu avec lui. Ah, parmi les oliviers où je te rencontrerai, je te chercherai. Et parmi les oliviers. Je te retrouverai, je t'aimerai. Tombe la nuit sur toute la ville. Le silence désormais nous entoure. Je vois le ciel que vient en bas. E benvenuto a Rosario Scotti di Carlo. Abbiamo avuto un bel momento, molto intenso, molto lungo, l'incontro con Aldo Masullo. Nel frattempo Lucio Pieri, che era comunque attento all'intervista, però una parte del suo cervello cercava di memorizzare il nome di questo bellissimo video che abbiamo appena visto. Ce l'hai fatta? Parmi les Oliviers. Parmi les Oliviers. Tu il francese stamattina siete... Una cosa, una chose. Diamo il benvenuto ad un grandissimo musicista. Grazie per essere qui con noi. Grazie. Ci hai presentato voi. Il tuo ultimo lavoro insieme alla Isha, alla band. Sì. Sembrava veramente di stare in Medio Oriente. In realtà questo video è stato ambientato in un bellissimo posto, sì, molto suggestivo, della nostra Campania, a Lettere. Sì, infatti voglio dire la Campania in generale è molto simile. Posti medio orientali, voglio dire, quando sono arrivato a Lettere e al castello, guardandomi in giro, ho detto questo potrei farlo diventare una città araba, e infatti poi c'è stata una faticata enorme, però. Beh, c'è una radice comunque molto solida, come nasce questa collaborazione? Diciamo che da un po' di tempo, infatti questo è l'ultimo video, ce ne sono altri, nasce dall'incontro col Medio Oriente, con i miei viaggi musicali fatti in quei posti e quindi... Cerco di portare poi il Medio Oriente un po' in giro, ma non solo il Medio Oriente, il Mediterraneo in realtà è una cosa particolare. Questo è il tuo ultimo lavoro, ma quali sono le tappe fondamentali del tuo percorso? Ma io nasco come musicista, ho lavorato in tanti orchestre, con tanti cantanti, ho fatto tante cose e poi, diciamo, in tenera età, cioè voglio dire, poi da adulto ti ritrovi ad avere delle cose e tutti che ti spingono e ti dicono perché non fai un CD, perché non fai una cosa, perché non fai, guarda che bello, guarda, alla fine lo fai. Devo essere sincero, oggi c'è molta più possibilità di poter divulgare le cose per chi come me poi non ha un'etichetta o non ha niente, che è internet. Mi sono ritrovato con questo video soprattutto ad avere tante persone che guardavano, io in realtà sulla mia pagina di Facebook ho quasi 5.000 amici, persone che hanno visto il video e poi sono venuti a chiedermi l'amicizia. Ed è particolare questa cosa, ed è un modo per divulgare il tempo. Infatti io vorrei focalizzare la mia attenzione proprio su questo brano, non perché abbia imparato dopo mezz'ora il titolo Parmi le Ma è tra gli ulivi, guarda, tra gli ulivi. Tra gli ulivi, però è più bello Parmi le Olivier, fa molto più chic, diciamolo. Però vorrei sottolineare il fatto che questo brano ha un messaggio di civiltà, sì, e di dialogo tra i popoli. Sì, sì, diciamo che questo qua è... In effetti quando ho scritto la canzone tornavo... da un lungo viaggio in Medio Oriente, sono stato in Libano e Libano all'improvviso, una mattina all'improvviso c'è stato una sorta di bombardamento.
Quindi diciamo queste cose abbastanza forti poi sono rimaste dentro di me, e quando sono tornato a casa ho scritto un po' di fatti, un po' di cose, un po' di musica, e questo è proprio un messaggio, cioè ho immaginato l'amore che può provare in un posto di guerra un soldato e una donna di due fazioni diverse, cioè sono proprio diversi, nemici. Un amore nato in guerra, in pratica, cioè, che però poi viene diviso. In effetti l'ultima parte, il soldato resta da solo tra gli ulivi, aspettando, cioè con la speranza che almeno la pace e l'amore vinca. Cioè, questo è un po' il messaggio. Io ho notato anche una bella ricerca. Secondo me tu hai dovuto fare anche una ricerca stilistica, tecnica, perché sì. Lucio, non so se hai notato, la voce è impostata veramente bene, veramente evoca i canti medio orientali in qualche modo. Quindi che tipo di ricerca hai fatto per poter avere questo tipo di resa? Quindi veramente diciamo complimenti, perché quello è molto facile simile. Perché se tu fai caso al napoletano, cioè al canto napoletano, è vero. Molto vicino a quello spagnolo e quello arabo, cioè voglio dire, è comunque una contaminazione, ma nella musica napoletana abbiamo molto poi della Spagna e quindi... Beh, ma di fatto abbiamo avuto contaminazioni di questo tipo. Esatto, la mia ricerca anche poi... Anche i nostri canti popolari, effettivamente, sì, nell'uso della voce sono molto simili. E poi, vabbè, nel gruppo comunque ci sono musicisti che vengono da altre etnie, cioè ci sono arabi, ci sono albanesi... Quindi comunque c'è una commissione di generi e soprattutto di esperienze e di etnie. Federica Riccio. Rosario Scotti di Carlo scopre fin da bambino la sua predisposizione nei confronti della musica, impara a suonare la batteria dal maestro Walter Scotti e da anni suona in giro per il mondo, ma dal 1987 è docente di percussioni, quindi ha un rapporto anche davvero emozionante, non solo musicale, con i suoi studenti. Quella è la cosa più bella, perché in effetti trasmetti qualcosa, ed è bello poi quando vedi i ragazzi che stanno lì e apprendono, imparano, escono, vanno in giro, suonano, hai dato qualcosa. Io ad esempio quest'anno sono docente al liceo musicale, tra l'altro c'è questa novità da qualche anno dei licei musicali che sono un po'... Diciamolo a Capua. Su a Capua, il liceo Garofano, anzi li saluto, credo che siano... siano salutiamo. Ed è una bella cosa, cioè voglio dire, ti ritrovi ragazzini piccoli che hanno la voglia di farlo e quindi... Ed è una bella situazione, cioè trasmettere questa passione. È uno strumento diverso rispetto a quelli che abbiamo imparato, almeno io da piccolo. E noi il flauto e diamonica, erano due. Beh, no, è diversa adesso la concezione della musica. Infatti all'epoca nostra, cioè mia soprattutto, la musica era la storia della musica. Oggi invece fortunatamente si insegna proprio lo strumento, quando uno vuole uno strumento, quindi... Tra l'altro, di buon auspicio, è stato un video proprio, non c'entra niente con questo tipo di cultura, no, c'entra con la nostra, il video che è dedicato al Napoli, giusto? Sì, sperando quello sta... che ritornasse in Champions, esatto, di fatto esatto, ci siamo quasi, infatti poi appena ritornerà in Champions io lancio questo video, che è sempre sullo stile arabeggiante, Napoli. Però sì, insomma... Come si chiama? Si chiama Bellissimi Napoli. Bellissimi Napoli. Sì, una canzone fatta giusto perché vivo. Come fa? No, ma è diciamo che più che altro è un po' di telecronache con la musica, cioè un po' particolare. Non ha una. Che bello, e ha ripreso un po' di motivi che si vanno sullo stadio, insomma. Ma c'è Carlo Albino nella telecronaca? Se non c'è, c'è Carlo Albino, sì, che c'è Carlo Albino, è per forza. Io no, guardo la partita solo se c'è Carlo Albino. Solo quella faziosa, ecco. Anche perché è un grande, tra l'altro ho una tifosa io in casa che sono cioè di quelle che dice che lei sta calma, ma poi non è vero. Ma torniamo a Parmiles Olivier. Torniamo a Parmiles Olivier. Ma mi piace, che devo fare? L'ho imparato. Torniamo, dicevo, a Parmiles Olivier e ricordiamo che con questo brano, tra l'altro, Rosario ha partecipato, me lo so segnato, al Popoli e Religioni Film Festival. Beh, bella esperienza. Questa è stata una sorpresa, perché in effetti mi sono ritrovato poi, tra l'altro, come unico video tra tanti cortometraggi internazionali oltre che nazionali. Sarà una bella cosa. Beh, il ricordo è particolare perché quando hanno mandato il video io mi sentivo molto osservato, visto che c'era gente lì che doveva poi giudicare, e quindi c'era quella. E poi ripensi al lavoro fatto, perché comunque il video è autoprodotto, cioè voglio dire, dietro al video c'è un lavoro esagerato, cioè della serie
ho svaligiato i due locali che ci sono a Napoli, lo Shisha e lo Sheikh, che sono i due locali arabi, eccetera, o danzatrici del ventre, ma anche la gente che ha partecipato. Cioè, c'è stato un lavoro bello grosso e ci siamo messi con due macchine piene. Siamo partiti alle 6 del mattino, siamo arrivati lì a Lettere e posso dire di aver avuto per un giorno le chiavi di un castello. Quindi voglio dire, posso dire... Prima di salutarci, Federica Riccio. Un'ultima curiosità, è un fine conoscitore della musica napoletana di fine Ottocento, infatti ha partecipato anche alla finale Masterclass. Sì, 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 vabbè, quello è, infatti, come percussionista. Sì, diciamo che faccio musica napoletana da sempre. Ho partecipato a tanti spettacoli anche televisivi e quindi sì. Quindi possiamo ufficialmente dire che per tutto quello che ha fatto Rosario Scotti di Carli oggi festeggia 108 anni. Il nostro ospite. Beh, no, ma se, vedi, è che in passato si riusciva a fare molto di più, riuscivi a fare anche due, tre cose in una giornata, oggi non ne fai neanche una. Un'ultima curiosità la do io, lui è stato ancora un grande fan di Elvis Presley, dice che il modo di Elvis Presley di stare in scena è molto simile al suo. No, diciamo che Elvis mi ha dato la forza di poter anche venire qui e parlare, cioè essendo un timido per natura, da ragazzino amavo Elvis, quindi inizialmente ho cercato di imitarlo e beh, voglio dire, mi è stato utile per poi fare la carriera dell'artista, cioè andare avanti. Grazie a Rosario Scotti di Carlo per essere stato con noi. Adesso un pizzico di pubblicità, però subito dopo si gioca finalmente 0814100077, iniziate a prenotarvi, a fra poco.